una rappresentatività qualitativa e quantitativa eccezionale, a dimostrazione che a questo gruppo vogliamo molto bene, ma soprattutto vogliamo molto bene la nostra fanca. Devo dire che sono momenti non facili, lo dico a tanti amici imprenditori che vedo, a tante persone, però noi con la vostra vicinanza li stiamo affrontando in modo, non dico sereno, ma quantomeno determinato. Purtroppo ci sono una serie di contingenze che vanno al di sopra dell'Italia, dell'Europa, che ormai sono contingenze mondiali, per le quali bastano poche informazioni e poche considerazioni per creare cataclismi sui mercati finanziari, volatilità sui prezzi delle azioni nostre, internazionali e bestiali, perché tutto ormai è affidato a queste forti oscillazioni speculative che sono l'esatto opposto di quello che noi riteniamo invece il bene di una banca. Una banca è questo, una banca è quella che ricordava prima il Presidente, che ricorda gli anniversari delle sue filiali, che è vicina ai suoi clienti, che organizza eventi culturali, che investe sul territorio, che investe nel sociale, che investe nello sport, che investe su tutto quello che arricchisce il patrimonio dei nostri territori. Una banca non è la speculazione o quello che tante volte ci addossano. È evidente che ci muoviamo in mercati speculativi e complicati, ma stiamo cercando di affrontarli in modo tradizionale. E tant'è che, come diceva il Presidente prima, noi abbiamo proprio cambiato strategia. La gente si allontana, tante volte chiude le filiali, fa strategie di concentramento, fa strategie di concentrazioni, fa strategie di divisionalizzazione. Noi invece stiamo tornando all'esatto opposto. Ci radichiamo ai nostri territori, festeggiamo i centenari delle nostre filiali, troviamo tutte le occasioni per essere vicini ai nostri soci e ai nostri clienti. Questa è la strategia. Una strategia che richiede energia, che richiede tempo, che richiede anche un grande impegno, vi devo dire, perché siamo sempre in azione e sempre vicini a tutti. Stiamo cercando di fare il possibile, perché credo che sia una cosa che interessa a tutti, a me per primo, che sono credo uno dei primi 10 azionisti del Banco Popolare come cliente della Novara, per cercare di dare al nostro gruppo tramite la nostra banca i risultati migliori. Perché qui vedo presenti amici, importantissimi soci e importantissimi azionisti. Noi stiamo lavorando veramente con tutto l'entusiasmo, la volontà e la positività per creare le condizioni affinché il nostro gruppo torni a essere un gruppo eccellente e ai livelli che gli competono e che meritano. Non è facile non per il nostro gruppo, non è facile proprio in generale, che quando lavori con mercati così complicati devi avere veramente una determinazione, una positività, una voglia di creare nuovi rapporti, nuovi momenti di sviluppo e di economia. Tante volte leggiamo dai giornali che le cose stanno andando molto meglio, che ormai il prodotto interno lordo ci sta riportando di nuovo in condizioni così e via dicendo. La mia sensazione, siccome sono una persona che non amo dire bugie e ormai lavoro in questa banca da 10 anni, molti di voi mi conoscono bene, e che invece ancora abbiamo davanti momenti complicati. Ai clienti, ai soci, agli amici bisogna dire come stanno le cose, non raccontare che le cose vanno molto bene. Però dall'altra parte abbiamo anche un territorio che sta vivendo un momento di coesione istituzionale, sociale, sportivo, economico, di grande compattezza. Fidatevi che questa è un'arma. Noi operiamo con la Popolare di Novara da Courmayeur fino a Reggio Calabria. Bene, ci sono poche città dove noi operiamo e poche province dove noi operiamo che c'è una coesione trasversale così forte come quella che c'è a Novara. Ci siamo ritrovati attorno a dei momenti importanti per il territorio, ci stiamo unendo per tutte quelle iniziative che possono creare positività e ricchezza per il territorio. Però guardate che il segnale vero di ripartenza dell'economia, non voglio fare discorsi complicati, ma credo che sia doveroso farlo, passa da due cose, passa dalla base. Vedo qui il mio amico Montipoco, con il quale spesso ci confrontiamo di economia e di ragionamenti. L'economia riparte quando vediamo di nuovo i negozi pieni di gente, le pizzerie piene di gente, quando c'è il lavoro. La grande preoccupazione è che noi stiamo andando incontro a un mondo che ha tante aziende importanti che stanno esportando e stanno competendo bene, ma questa ricchezza non sta ancora ritornando sui nostri territori.
c'è una ricchezza che si sta molto concentrando e c'è una divisione, una sperequazione molto forte. Noi siamo una banca popolare va bene quando vanno bene le famiglie, le piccole aziende e i territori. Quindi noi abbiamo bisogno che la ricchezza torni diffusa, non abbiamo bisogno di avere, ben venga che abbiamo 10 aziende che vanno bene, 100 aziende che vanno bene, 1000 aziende che vanno bene, ma ricordatevi che tutti parlano di prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo in una nazione si può fare fatto 1000 con 10 aziende o con 990 aziende o con 990 famiglie. Un paese crea ricchezza del territorio e quindi ricchezza generalizzata quando è creata da tanti soggetti, non da pochi soggetti. Quello è il segreto. Noi in questo momento abbiamo in Piemonte, in Italia, in Europa alcune aziende che stanno facendo dei numeri stratosferici e per fortuna ci sono, non malinterpretate il mio messaggio, ma noi abbiamo bisogno che questa ricchezza arrivi a terra, non rimanga alta, perché se la ricchezza non arriva a terra ci saranno poche case da vendere, pochi cappotti da vendere, pochi ristoranti e poche pizzerie e via dicendo.